Oh, torna finalmente solo risposte sbagliate. Ma dove eravamo rimasti? Ah, sì, c'era questa esibizione da oro olimpico di Waluigi, l'unico vero grande eroe di Nintendo. Joseph è stato rapidissimo a riconoscere il gioco, citando il titolo per intero, mentre ci sono state parecchie risposte sbagliate che mi hanno fatto morire dal ridere. Ma se mi citate la storia di Bradbury, vincete per forza. Possiamo definire Bradbury il primo grande eroe poraccio? Probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun collo di bottiglia. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di speculazioni, anticipazioni, emozioni e tante altre cose. Promesso. Prima di addentrarci in questa giungla di news, l'invito è sempre quello. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Mentre ci avviciniamo alla conclusione del 2022, possiamo dire già da adesso che è stato un anno ricco di gioconi. Ma c'è stato un genere che ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza, quello dei JRPG tattici. E l'11 novembre uscirà l'ennesimo esponente di questa categoria, ovvero Tactics Ogre Reborn. Square Enix sta tirando fuori dal cilindro numerosi pezzi da 90 del passato e questo Tactics Ogre, sviluppato originariamente da Quest per Super Famicom, è un po' il padre spirituale di Final Fantasy Tactics. Reborn sarà una remaster del remake uscito nel 2010 su PSP e se già Let Us Cling Together rappresentava un netto passo in avanti rispetto all'originale, anche questo Reborn porterà con sé numerose migliorie e con i primi hands-on possiamo farci un'idea di quanto sia stato ritoccato il gioco, non solo a livello grafico, ma anche di gameplay. Vi lascio in descrizione un video che passa in rassegna tutte le modifiche rispetto all'originale e vi ricordo che Tactics Ogre uscirà il prossimo 11 novembre su tutte le piattaforme, anche su Switch. E visto che siamo in argomento strategici, spero con tutto il cuore che anche voi, proprio come me, stiate nerdando duro su Sparks of Hope. Io mi ci sto divertendo tantissimo e sono rimasto stupito da quanto il feeling di gioco sia diverso dal primo capitolo, nonostante il concept alla base sia lo stesso. Comunque vi consiglio di scaricare assolutamente la patch appena uscita, perché contrariamente ai soliti stability fix a cui ci ha abituato Nintendo, questo aggiornamento corregge tantissime cose e tra le tante promette anche di aggiustare il frame rate in numerose occasioni, un elemento che so potrebbe infastidire parecchi. Passiamo dalle parti di PlayStation, anzi di Sony, perché è interessante notare come una delle sue IP di punta, quella di Uncharted, abbia registrato il peggior debutto di sempre tra i titoli first party su PC. Il database SteamDB ha registrato un picco di quasi 11.000 giocatori durante il weekend di lancio, ponendosi al di sotto sia di Spider-Man, 66.000, Horizon, a 56.000, e God of War, a 73.000. Ma Uncharted è andato anche nettamente peggio di Days Gone, che aveva raggiunto i 27.000 giocatori simultanei. Chissà, probabilmente il periodo denso di uscite non ha aiutato l'arrivo di questa remaster e molti giocatori avranno preferito dare la priorità ad altro. Però, da un nome di richiamo come Uncharted, mi sarei aspettato altri risultati. Di sicuro tutti quanti voi avete iniziato a spulciarvi le preview di God of War Ragnarok. Il titolo di Sony Santa Monica ha lasciato delle prime impressioni strapositive e ovunque si leggono articoli a dir poco entusiastici del nuovo God of War. Ecco, se condividete questo hype state molto in campana perché iniziano a uscire fuori già i primi spoiler sul proseguimento dell'avventura di Kratos e Atreus, e allo stesso modo anche Bayonetta 3 non sembra esente da questo trattamento, anzi a quanto pare c'è già chi è in possesso di copie originali del titolo, e questo significa che a meno di una settimana dalla sua pubblicazione rischiamo di ritrovarci, come al solito, interi playthrough di Bayonetta 3. Non che la storia sia così importante come in God of War, ma fosse in
voi non mi rovinerei la messa in scena dei momenti più coreografici del gioco Platinum Games. Poraccio avvisato! Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha svelato i suoi piani per quanto riguarda i futuri aggiornamenti di Nintendo Switch Online nei prossimi mesi. E questa volta non solo ha colto tutti quanti controtempo per quanto riguarda le tempistiche, ma anche le modalità. Ora vi spiego. Per quanto riguarda il Nintendo 64 su Nintendo Switch Online, ormai siamo abituati a vedere degli update a cadenza regolare. Nell'ultimo anno i giochi sono stati aggiunti mensilmente, un titolo alla volta. Per il mese di ottobre però succederà qualcosa di inedito. Infatti questo mese non avremo alcun titolo del Nintendone, ma a inizio novembre avremo la pubblicazione in contemporanea dei primi due Mario Party. A parte che si tratta di una notiziona, perché non solo da molti il secondo capitolo è visto come uno degli apici della serie, anche se la nostalgia qui gioca un fattore fondamentale, ma inoltre avremo anche la possibilità di giocare in multiplayer online a questi titoli e, se non sbaglio, è la prima volta che si può fare tramite emulazione legale. Ma non ne sono sicurissimo, in caso correggetemi nei commenti. Però questa scelta apre a una situazione molto interessante. Infatti, non so se vi ricordate, ma durante l'ultimo Direct è stato annunciato che Mario Party 1 e 2 sarebbero stati gli ultimi titoli per quest'anno e Mario Party 3 sarebbe arrivato nel 2023. Certo, Nintendo dopo il 2 novembre potrebbe decidere di lasciare due mesi scoperti, ma c'è una seconda opzione. A colmare questo vuoto potrebbe esserci il ritorno di GoldenEye, altro titolo attesissimo, ma di cui non sappiamo nulla per quanto riguarda la finestra di lancio. Per me si tratterebbe di una bella scelta, quella di fare una sorta di regalo di Natale con questo attesissimo ritorno, anche se sarò curioso di vedere in questo caso se il fattore nostalgia riuscirà a far passare sopra gli evidenti problemi tirati su dallo scorrere del tempo. Secondo voi, poracci, vedremo GoldenEye prima del 2023? In questi giorni si è molto parlato di crisi della next gen e dell'ipotesi che Xbox Series S sia una sorta di collo di bottiglia che crea molti problemi in fase di sviluppo. E secondo alcuni addirittura abbasserebbe gli standard qualitativi delle produzioni più ambiziose. Intorno a questo tema si è accesa una bella discussione e sono scesi in campo anche gli stessi sviluppatori. Cerchiamo quindi di capire quello che è successo. Il polverone si è alzato partendo dalla scoperta che Gotham Knights non avrebbe supportato i 60 fps su console, pur essendo un'esclusiva next gen. A difesa del team di sviluppo è sceso in campo Lee Donovan, un technical artist di Rocksteady, che si è scagliato, in dei tweet ora rimossi, contro Series S. Sottolineo che Donovan non è coinvolto direttamente nello sviluppo di Gotham Knights, ma evidentemente si sente in un qualche modo coinvolto nella discussione che riguarda un po' il successore spirituale di quella che è stata la trilogia di Arkham. Per Donovan il problema sarebbe nella percezione del pubblico, che non solo non avrebbe gli strumenti per capire i motivi dietro una scelta tecnica come quella del framerate, ma è che inoltre non si renderebbe conto che gli sviluppatori devono fare i conti con un hardware next gen che, cito testualmente, non è molto migliore di quelli della generazione precedente. Un'entrata a gamba tesa che sì, ha trovato numerosi tweet di supporto, ma anche tanti detrattori, che hanno fatto notare come da sempre lo sviluppo di software per PC, senza parlare dei titoli multipiattaforma, debba tenere conto della scalabilità dei motori grafici per permettere che i giochi possano girare su quante più configurazioni possibili. A tal proposito vi lascio in descrizione una bella intervista di Spawnwave allo sviluppatore Modern Vintage Gamer, che spiega nel dettaglio quali siano le reali differenze tra serie S e serie X e di come in realtà, per quanto sia comprensibile la frustrazione degli sviluppatori, gli hardware delle due piattaforme sono molto più simili di quanto si creda e semplicemente rispondono a esigenze diverse senza entrare in conflitto tra di loro. Scenari come quello di Gotham Knights nascono, nel 90% dei casi, da scelte degli sviluppatori dettate da necessità esterne alle capacità degli hardware e hanno più che altro a che fare con l'ottimizzazione di queste differenze, che non sono dei veri e propri limiti. È probabile che in futuro gli studi decidano di dare priorità alla risoluzione rispetto al framerate, ma come potrebbe trattarsi anche semplicemente di una scelta consapevole, allo stesso modo nulla vieta che una futura ottimizzazione sblocchi tramite delle patch funzioni che oggi vengono vendute come irrealizzabili.
Insomma, di base non esiste nulla di impossibile, ma bisogna tenere conto di quante risorse e quanto tempo si ha a disposizione per creare la migliore versione possibile di un software. E come ci siamo già detti la volta precedente, ricordatevi che più si va avanti, più aumenta la capacità dei team di sviluppo di spingere gli hardware al limite, e siamo lontani, tanto lontani, da uno scenario in cui dobbiamo dare per spacciate le console next gen. Ecco, forse l'unica cosa, dovremmo smettere di chiamarle così. E in chiusura dobbiamo per forza parlare del Resident Evil Showcase e del remake di Resident Evil 4. Non so voi, ma io sono in un hype assurdo e secondo me potremmo trovarci di fronte a uno dei remake più importanti degli ultimi tempi. Sarà che sono affezionatissimo a Resident Evil 4, ma sul serio, non solo lo ritengo uno dei giochi più importanti di sempre, ma anche un titolo attualissimo che non sfigura affatto se confrontato con produzioni più recenti, e non è un caso che sia stato portato praticamente su qualsiasi hardware esistente. Ora, se si sceglie di fare il remake di un titolo così amato, bisogna stare molto attenti. Sono stato uno dei primi a dire che non sentivo il bisogno di una tale operazione, ma visto quanto mostrato durante lo showcase e preso in considerazione anche gli hands-on della stampa specializzata, io ora sono proprio in hype. Prendiamo come esempio la sequenza iniziale. Guardate com'è stata espansa e riscritta nei toni, sembra praticamente di trovarsi di fronte a un altro gioco che ricorda tantissimo i primi prototipi di Re 4, che però allo stesso tempo risulta molto familiare. Da quello che ho visto, purtroppo non l'ho potuto giocare, mi arrivano le stesse sensazioni che ho provato con la remake di Final Fantasy VII. Questo rifacimento è esattamente quello che mi ricordo di aver giocato 20 anni fa. Durante la sequenza di assedio del villaggio provo la stessa ansia e adrenalina dei primi anni 2000, e per me questo è il senso di un remake, riuscire a riattivare l'immaginazione esattamente allo stesso modo. E per farlo bisogna essere in grado non solo di confezionare un titolo al passo con i tempi, ma anche un gioco che sia in grado di catturare lo spirito dell'originale. E mi dispiace dirlo, sono tutte sensazioni che purtroppo non ho avuto con il reveal di Silent Hill 2, e in questo spero di sbagliarmi. E voi poracci, che cosa ne pensate? Siete in hype per il ritorno di Resident Evil 4? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro Nintendone, Michele Evil. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Io sono il poro... Poro chi? Non lo so. Di cosa ho parlato? Ho dimenticato tutto.